ho fatto questa scelta, se abbiamo fatto questa scelta, l'abbiamo fatto solo perché vedevamo una strada buia, una strada senza uscita. E perché si può anche perdere, si può anche perdere più volte, ma devi vedere la progettualità. Io non l'ho vista più e quindi ho deciso di fare in fretta perché sabato ci aspetta il Sant'Arcangelo, che è una squadra che oggi è prima in classifica e noi dobbiamo andare lì con la giusta determinazione, con la giusta rabbia e credo che può avvenire anche questo, perché lo penso sicuramente. Il mister, anche se non ci conoscevamo quest'estate, c'è stato anche un allaccio per poter portarlo a Teramo. Lui è dalle referenze un vincente. Se non è arrivato primo, è arrivato tantissime volte secondo. Ha la giusta determinazione, è un po' come me, un po' rabbioso. Oggi mi viene data una grande possibilità che da tanto sto inseguendo. Per me è la prima volta nei professionisti, vengo di una famiglia importante, gestita in maniera esemplare dalla proprietà e per me è una grande occasione, cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata data in tutti i modi. Sono una persona molto focosa, è vero, Presidente? Credo che nell'incontro c'è stata questa, come dire, scoperta, ma credo facilissima, perché mi piace essere molto determinato in quello che faccio, vorrei raggiungere e vorrei restare in Lega Pro e provare a fare qualcosa in più perché è l'aspettativa di ogni allenatore. Spesso non si riescono ad avere le opportunità, ma come nella vita, credo che in tutti i lavori ci sono tante persone valide, non perché io sia una persona valida, mi auguro di poterlo essere, ma che non hanno la possibilità di presentarsi. E il fatto di avere questa chance, finalmente dopo 7 anni, mi riempie di gioia. Entro in punta di piedi perché non conosco la categoria, non conosco la squadra del Teramo, non conosco parecchi giocatori della Lega Pro, però sono determinato, farò di tutto per conoscere il prima possibile. E cercherò di trasmettere alla squadra quella che è la mia voglia di vincere, lo dicono tutti, ma quella di proporsi bene, di essere propositivi, di essere, come dire, arrembanti. Credo che il pubblico si possa conquistare anche con prestazioni non vincenti, ma sicuramente positive, no?